questo qui, questo è un boh, che bello, una bella pietra, non si rompe, forse l'unico è sbatterlo, ce l'abbiamo fatta, sembra il deserto, e non si asciuga, l'acqua va via tramite i canali consortili, e di conseguenza ce la siamo tenuta fino al 17 circa, e poi, ahimè, è arrivato la seconda alluvione, e di acqua era esattamente il doppio, e in più qui ci siamo trovati una marea di fango, tantissimo fango, che è quello che ci sta dando più problemi attualmente. Io sono Marangoni Daniele, sono un agricoltore di Villanova di Vigna del Cavallo. La prima cosa che ho pensato, vabbè, a parte mia mamma che era, l'abbiamo portata via, quindi anche vedere una donna di 83 anni portata, la prima volta portata via con un mezzo anfibio con i vigili del fuoco, insomma, ti lascia un po' qualcosa dentro. E poi vedi il tuo lavoro, insomma, la fatica che hai fatto in questi anni, insomma, sotto un metro d'acqua ti viene un attimo di, insomma, di angoscia. Quando sono arrivato qui l'ho visto arrivare dai campi proprio come una marea, e nel giro di 20 minuti ci siamo trovati con 60 centimetri d'acqua. Andata via l'acqua c'è rimasto il fango. Non è mai successo storicamente una cosa del genere, ecco, non c'è nessuno che ti possa dire come si può comportare una pianta, o in questo caso un vigneto, dopo un'alluvione avvenuta in questo periodo. No, questo qui è un vigneto di Merlot, che l'ho messo a dimora a marzo, aveva germogliato, era bello, era già all'altezza che superava quelle protezioni, quelli si chiamano shelter, sono protezioni contro gli animali, e qualcuna, questo non ha germogliato e quella sta germogliando, però, cioè, visto lo sprint che ha, non è che sono tanto ottimista. Andranno concimate più del normale, andranno curate più del normale. Come cosa vi serve? Allora, principalmente, vabbè, allora, se partiamo dal campo, la prima cosa è dove mettere il fango che è rimasto, chi ce l'ha. Neanche il peggiore dei nemici gli auguro di avere il fango in casa, è devastante. In un vigneto o in un frutteto l'unica soluzione è togliere, raschiare via, risistemare tutto e ripiantare. Quindi è oneroso il discorso del togliere e del ripiantare, poi hai un periodo di tempo in cui non raccogli niente. Quindi questa è una cosa che ha fatto presente in Regione, farà presente allo Stato, e con diretti ci sta molto, gli sta molto a cuore la cosa. Secondo me ci deve essere il giusto compromesso fra tutte e due le cose. Io in primis ci voglio bene all'ambiente, però c'è un limite a tutto. Cioè, se per salvare, per lasciare gli alberi dentro i fiumi, devo fare una distruzione così, penso che ci sia qualcosa che non funziona. Questo è un esempio di fango per tutta la lunghezza dei filari. Là in fondo ancora di più si vede lo scuro. Cioè, qui è ancora morbida. Se uno va lì, no problem. Qui, ecco, qui non è che hai niente su, è esposto al sole, è anche in una direzione buona, però non si asciuga. Cioè, se uno viene con quell'attrezzo là qui dentro, fa pochi metri, poi tocca fermarsi perché si attacca dappertutto. E come fai a lavorare qui? Cioè, qui devi aspettare ancora, per distruggere il vigneto ce ne vuole, però c'è un limite a tutto. Vedo queste foglie, queste qui sono foglie che hanno una carenza, vedi com'è? È totalmente diversa. Emo, ferro, magnesio, potassio, adesso quello che è, ed è diversa da questa qui che è bella verde. Eravamo qui, guardavamo tutta questa marea di acqua, e te sei lì che guardi impotente, non sai cosa fare. Cioè, non hai, boh, sembri così, uno zombie che guarda, dici, boh, e adesso? È un po' di fango che è qua dentro, andiamo qua. Quindi questo è un impianto da togliere e da rifare. Tutti quanti gli alberi? Tutti, tutti. Sì, anche perché non ha senso
quando fai togli tutto e via. Questo è il livello dove era arrivata la prima volta l'acqua. Poi piano piano, pian pianino. C'è ancora fango sopra. Sì, c'è un paesaggio lunare. Specialmente nella prima alluvione, era pieno di carpe, pesci dappertutto. Là di là c'era del grano, c'era, perché adesso non c'è più, e vedevi in mezzo alle spighe le carpe così che saltavano. Le abbiamo trovate anche morte, eh. Qui c'era un momento, c'erano i pesci morti dappertutto.